A Teramo il sindacato degli inquilini SICET CISL ha acceso i riflettori sulle criticità che sta vivendo l'ATER di Teramo, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, che da mesi si trova senza una governance operativa. Nonostante la recente nomina di Alfredo Grotta come nuovo presidente dell'ente da parte della regione, l'insediamento ufficiale del consiglio di amministrazione non è stato ancora fatto. Le problematiche sono molteplici, in quanto abbiamo una situazione comunque, diciamo, anche di recesso amministrativo che purtroppo non si sta andando avanti. Le problematiche sono, come dicevo prima, gravose, sono molte, e quindi c'è una situazione proprio di degrado amministrativo. Proprio questa è la realtà, e che comunque ci sono moltissime persone, dico quasi un centinaio, ma ogni anno un centinaio di famiglie che si aspettano che si vedano sostituire le caldaie di competenza dell'ATER, perché si tratta di sostituzione. Poi abbiamo pure qui da anni, sono molti ascensori fermi che le persone che abitano lì non riescono a uscire, perché ovviamente sono invalidi e quant'altro, insomma, hanno una disabilità propria, quindi deambulanti che non possono uscire. E, insomma, sono tantissime altre storie che io tutti i giorni purtroppo non faccio che ricevere chiamate da persone che in tutta la provincia che sono situazioni di disagio abitativo. Il SICET esorta il presidente della regione Marco Marsiglio a intervenire con urgenza per sbloccare l'attuale situazione di stallo. Al nuovo presidente dell'ATER di Teramo, Alfredo Grotta, il sindacato chiede di affrontare con determinazione, una volta insediato, le numerose problematiche che da anni gravano sull'ente, cercando soluzioni concrete. Ho sentito che uno che si dà da fare, uno che ha voglia di fare, e a me, insomma, come sindacalista va bene questa posizione di questo presidente, di questo dottore. Però devo capire bene esattamente, anche perché noi dobbiamo dare risposte alle persone. Non riesco a dare nessuna risposta, in quanto non siamo a conoscenza di questa cosa, che non si riesce a capire perché questo presidente, il nuovo presidente, non riesce ad entrare.